A grande richiesta, ecco la parte 2 del video precedente. Quindi perché pesarsi ogni giorno può essere fuorviante? Beh, sicuramente per le fluttuazioni dell'acqua. Come abbiamo visto, il nostro corpo è composto da circa il 55% di acqua. E i livelli di idratazione possono variare quotidianamente per molteplici fattori. Quindi se un giorno abbiamo trattenuto più liquidi, lo vedremo sulla bilancia. Ad esempio, dopo aver mangiato una pizza, la quale contiene più sale, potremmo vedere un incremento del peso corporeo sulla bilancia. E non dimentichiamoci della digestione. Se il giorno prima abbiamo mangiato una pizza, del sushi o degli alimenti un po' più pesantucci da digerire, quel peso sulla bilancia può darci un numero un pochino più altino. Ma non è grasso! Ricorda che non esistono cibi buoni e cibi cattivi. Ormoni al lavoro. Eh sì, perché noi donne abbiamo questi ormoni che impazziscono. Per esempio, durante e prima del ciclo mestruale potremo vedere un incremento del peso corporeo per colpa di questi ormoni che non stanno mai fermi. E anche l'attività fisica ci colpa, perché dopo dell'esercizio fisico il nostro corpo, o meglio i muscoli, possono trattenere dell'acqua per ripararsi e quindi il peso potrebbe schizzare leggermente verso l'alto. Ora, mi raccomando, non lasciare che quel numero sulla bilancia detti il tuo umore o la tua autostima. È solo uno strumento. E ricorda che non si può mettere un chilo di grasso in sole 24 ore, perché è fisiologicamente impossibile.